Nella splendida cornice di Palazzo Mongada è stato presentato il libro di Lietta Valvo Grimaldi, L'avventura dei Florio per i ragazzi, con le illustrazioni di Bianca Martorana Tusa. Il libro è rivolto principalmente ai ragazzi, con l'intenzione di far conoscere la storia della famiglia Florio, che furono tra l'Ottocento e l'inizio del Novecento tra le famiglie più ricche d'Italia, di tradizione industriale e protagonisti del periodo della cosiddetta Belle Époque. I Florio avevano un impero aziendale che spaziava dalla chimica al vino, dal turismo all'industria del tonno. L'avventura dei Florio per ragazzi racconta la saga di una grande famiglia che ha veramente connotato la storia imprenditoriale, artistica e mondana tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento a Palermo e in Europa a un pubblico di ragazzi di età compresa fra gli 8 e i 12 anni. C'è una voce narrante rappresentata da un piccolo leoncino di nome Leo, che è appena uscito dall'insegna del primo negozio che i Florio ebbero in via Materassai, che porta in giro i bambini, che fa incontrare tutti i personaggi della famiglia Florio, che spiega le imprese, le avventure e che spesso è piuttosto impertinente, fa delle domande un po' pungenti a Franca, a Ignazio, a Vincenzo e diciamo, si dipana così la storia di questa grande famiglia fino al finale agrodolce, perché è una storia che finisce in maniera triste.